Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto della rete. Il premio è quello di boutique d'eccellenza dell'anno diritto della rete. La motivazione? Per dirimere ogni tipo di questione giuridica inerente all'attività relativa al web marketing, al GDPR, al copyright e ai marchi nell'articolato e complesso percorso del diritto della rete. Lo studio legale risulta uno tra i più prestigiosi e affermati nel panorama italiano in questo particolare ramo del diritto. The winner is Legal for Digital. Saluto in collegamento con me l'avvocato Alessandro Vercellotti, founder partner dello studio Legal for Digital. Complimenti, avvocato, e benvenuto. Grazie mille Monica di avermi invitato e grazie mille di questo premio, veramente Un felice. commento, ecco, un commento a caldo, ovviamente inserendolo, no? Nel contesto che stiamo vivendo, cosa significa per voi? Guardi, per noi è qualcosa di incredibile perché siamo una realtà abbastanza giovane, siamo da 3 anni verticalizzati sulla tematica del diritto della rete, siamo cresciuti molto come studio e riuscire ad arrivare a questo ambito premio è solo la coronazione di qualcosa di davvero importante e incredibile, questa è la parola chiave, direi. Ecco, incredibile, sì, che peraltro si associa anche bene a quest'anno, insomma, tutti i successi, no, che abbiamo ottenuto, in questo caso che avete ottenuto, sanno anche dell'incredibile, ma in realtà non lo sono perché poi si sono raggiunti. Allora, che se volessimo fare un collegamento appunto tra quest'anno e l'anno prossimo, quindi collegando il presente e il futuro, che cosa si sentirebbe di dire, insomma, come guardare ai prossimi mesi? Allora, sicuramente noi ci occupiamo di diritto della rete, quest'anno ha dato un accelerato a tutto questo mondo digitale, anche perché bene o male il Covid ha dovuto portare una parte del business online. L'anno prossimo ci aspettiamo la conferma di tutto questo e quindi di continuare in quest'ottica anche di crescita a livello di studio, sia come risorse, sia come attività lavorativa che non può che essere il diritto della rete come il futuro per noi e per, direi, tutto lo Stato italiano. Certo, ecco, questo particolare ramo del diritto, no? Ovviamente è stato messo in evidenza come nella motivazione, come siate riusciti ad affermarvi nel panorama italiano in questo ramo di diritto, dove può portare, visto che appunto si parla di nuove tecnologie, di persone che sempre di più ovviamente saranno un tutt'uno con la rete, appunto ancora di più come vedete il futuro da questo punto di vista? Sicuramente il futuro è di un online sempre più presente nella vita di tutti noi. Ormai ci stiamo abituando agli e-commerce, anche le piccole realtà locali che cominciano a vendere online, cominciano a usare strumenti digitali, social network per fare promozione. E per fare tutto questo nel modo adeguato, nel modo legale, per evitare multe, sanzioni, per evitare problematiche legali, non si può che non usufruire di servizi di qualcuno che si occupa in modo costante, continuativo e con esperienza in queste tematiche, proprio per non rincorrere in problemi. Certo, assolutamente sì, quindi ancora di più bisogna avere insomma, un punto di riferimento che sia solido e competente, quindi sempre più insomma, al centro dell'attenzione la formazione. Assolutamente sì, è importante prima di tutto, secondo me, educare perché il digitale fa parte delle nostre vite, ripeto, ha dato un'accelerata in quest'anno, ma non ci rendiamo ancora conto di tutti i rischi, i pericoli, cosa succede online con i nostri dati, con le nostre immagini, con i nostri contenuti e comprendere tutto questo, formarsi, diventa ormai necessario, non è più una volontà, un pensiero, il formarsi deve essere una necessità per Vero, qualsiasi business. vero. Insomma, si è cambiato il raggio d'azione e lo sguardo che bisogna avere a un insieme che è ovviamente ancora più completo rispetto a prima. E
Io faccio complimenti a tutto il team, insomma, e naturalmente ringrazio l'avvocato Alessandro Vercellotti, founder, partner, ricordiamo, dello studio Legal for Digital per questo premio Boutique d'Eccellenza dell'anno diritto della rete. E al prossimo premio, mettiamola così. Grazie, Grazie mille, è stato un piacere, grazie ancora. anche per noi, grazie.